mercato su Allegri, la possibile minaccia di dimissioni e l'incontro con i vertici societari. Che il clima fosse cambiato lo si era capito dalla mossa di Massimiliano Allegri di chiudere tutti i propri profili social qualche giorno fa. Ma nessuno avrebbe mai pensato che la situazione tra l'allenatore della Juventus e la società fosse a questo punto. Infatti, secondo quanto scrive il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, Max Allegri, stanco delle critiche continue da parte dei tifosi, sarebbe arrivato a minacciare di dimettersi. E questo nonostante sia un passo da vincere, anche matematicamente, l'ottavo scudetto consecutivo per la vecchia signora. La possibile minaccia di dimissioni e l'incontro con i vertici societari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico livornese avrebbe manifestato già la scorsa settimana l'intenzione di lasciare la panchina bianconera. Questo avrebbe spinto i massimi dirigenti juventini, il presidente Andrea Agnelli e il direttore dell'area sportiva Fabio Paratici, a prendere contatti con Allegri per fissare un incontro chiarificatore sul futuro prossimo dell'allenatore toscano. L'incontro chiarificatore dovrebbe svolgersi, sempre secondo quanto rivela Zazzaroni nel suo articolo sul Corriere dello Sport, subito dopo la partita degli ottavi di finale di Champions League del prossimo 12 marzo contro l'Atletico di Madrid di Diego Simeone. Le indiscrezioni di mercato su Allegri. L'incontro tra società bianconera e allenatore dovrebbe servire anche per mettere fine alle voci di mercato che, da giorni, girano intorno a Max Allegri e la panchina juventina. Sempre più di frequente il nome dell'allenatore livornese è stato accostato, in questi giorni, a quello di Zinedine Zidane. Il francese non allena più i Blancos da oltre un anno, quindi, molti tra commentatori e tifosi, sperano vivamente che le cose evolvano in questo senso. Tanto più che, secondo altre indiscrezioni, Zidane non dispiacerebbe nemmeno ad Andrea Agnelli. Ma le voci sul futuro di Allegri non riguardano solo la Spagna. Per diversi commentatori sportivi anche l'Inter potrebbe essere interessata al tecnico toscano. Soprattutto se Luciano Spalletti non dovesse riuscire a portare la squadra nerazzurra a conquistare un posto per disputare la prossima Champions League. E, considerando la clamorosa sconfitta rimediata a Cagliari dai nerazzurri per 2-1, e la questione Icardi non ancora del tutto risolta, il compito che grava sulle spalle dell'allenatore di Certaldo potrebbe non essere così semplice.